Benvenuti all'arte del risveglio. L'arte del risveglio ci accompagnerà in, uh, in questo viaggio insieme in cui affronteremo le opere oggi di Leonardo da Vinci, il più grande genio di tutti i tempi. Andremo a vedere perché. Perché un pittore che ha prodotto così poche opere, così poche cose, in confronto a pittori che hanno dipinto centinaia di capolavori, Eppure è diventato così celebre, così famoso a livello universale. Ogni sua opera diventa un capolavoro che tutto il mondo conosce. Non solo la Gioconda, non solo la Belle Ferronier, non solo il Cenacolo, cioè ogni opera di Leonardo a lui attribuita diventa un'icona di eh, sapienza. Chi dice che sia stato un grande esoterista? Un grande ermetista, un grande conoscitore dell'alchimia. Chi invece nega tutto questo, andremo a vedere che cosa in realtà era Leonardo e cosa è, perché ha lasciato testimonianza nei suoi dipinti di trattati interi di qualcosa di inarrivabile: una gnosi, una conoscenza profonda dell'essere umano, del cosmo, dei segreti. E sono tutti davanti ai nostri occhi. Alcuni sono frutto di conoscenza, messi in codice, messi sotto forma di enigmi, alcuni sotto forma di giochi, giochi goliardici, a volte grotteschi, a volte incredibili. Quindi andremo a vedere nel dettaglio ogni cosa senza farla diventare una lezione di storia dell'arte. Questa non è una lezione di storia dell'arte, è un gioco in cui andremo. A risvegliarci perché gli occhi si sgraneranno di fronte a cose che ci lasceranno anche a bocca aperta. Andiamo a vedere per esempio i ritratti e cominciamo questo percorso esaltante perché poi a un certo punto l'arte accende un fuoco che ci prende. Andiamo a vedere come.